Racconto una piccola storia emblematica, quella di Alex, un bambino che è arrivato a Pozzallo a 8 anni senza genitori e ha fatto un viaggio lungo un anno e mezzo, ridotto praticamente alla schiavitù nei campi di permanenza temporanea in Libia, attraversato il deserto. Voi immaginate un bambino che a 6 anni e mezzo, 7 anni, viene praticamente affidato a una carovana di persone che sperano di arrivare in Europa. Ci mette un anno e mezzo, è senza nessuno, è senza famiglia, arriva a Pozzallo nonostante chiusure varie e tutto quanto e non sa nulla di quello che accadrà, non sa a quale santo rivolgersi. Io non so quale adulto avrebbe il coraggio di guardarlo negli occhi e di dirgli è finita la pacchia.